Buongiorno, altro giro di outfit. Oggi indosso il vestitino, non vedo niente, sì, della Bonprix preso l'anno scorso, che amo alla follia, perché ha questa banda larga laterale, cioè laterale, centrale, in vita, ed è appunto a vita alta. C'è anche il fiocchettino qua, quanto è bellino. E quindi, avendo la vita alta, me la fa sembrare più stretta e sembra più magra, quindi tattica. La gente che mi conosce, vabbè. È a righe, sembra, non so se lo vedete bene, è un azzurro con un tocco di grigio, quindi è veramente strano, ma è veramente bello proprio per quello. Poi, come scarpe ho, non so se queste le avete già viste, sono i sandalini neri di Wish, presi l'anno scorso, quindi dal sito cinese. Oh, questa, ecco, ok, sono adorabili, mi si sono già spaccati nonostante li abbia presi l'anno scorso, ma li ho pagati 3 euro, è roba cinese, li ho attaccati con l'attac. Trattori che passano. Come outfit, ciao, è mattina, è lunedì mattina. Come accessori ho questo gufetto qui adorabile con la pallina nera che ha fatto sempre Francesca, la mia amica, sì, è tutto fatto da lei. Mentre ho il mio solito anellino che avete già visto, il braccialetto con il quadrifoglio colorato, l'altro anellino con i cuoricini che avete, c'è la luce lì, che avete già visto, e questi orecchini bianchi che ho preso nel 2011 quando sono stata in Sicilia. È un trucco semplicissimo, lo vedrete, boh, che ho trovato l'ombretto, ma neanche farlo apposta, dello stesso colore del vestito, scusate l'interruzione, con un po' di highlighter qui bianco per illuminare l'arcata sopraccigliare e il punto luce nella rima interna, nell'angolo interno. Ma lo vedete che è lunedì, non so parlare. E il nude numero 7 di Elizabeth Arden sulle labbra, che avete comunque già visto. E quindi questo è l'outfit completo, ve lo faccio rivedere e vi auguro una buona giornata. Ciao.